abbiamo messo insieme queste due cose, cucine popolari e sfogline, per far che cosa? In solidarietà con gli ospiti delle cucine, cioè quello che si sta preparando sono i ravioli che andranno agli ospiti domani, che si mangeranno in tutte e tre le cucine. Oggi si preparano e si stanno preparando qualcosa come 500 pasti, saranno i pasti che consumeranno gli ospiti. C'è già euforia e allegria rispetto a questo evento. È un atto, è un gesto di solidarietà importante, significativo, per parlarne anche, parlare di che cosa oggi vuol dire anche la pandemia, che cosa colpisce, chi colpisce. Colpisce soprattutto i poveri o i meno fortunati di noi. Cioè, nel senso che la devi tirare un al po'. Mattarella, io al Mattarella. Ci sono i Mattarelli. Spero di poter dare un contributo. Se ne accorgeranno che le mie sono peggiori o migliori. Ma delle altre. Faremo una gara, vediamo. Va bene. Un momento delicatissimo. L'accompagni e vedi che ce ne sia dappertutto. Giusto, perché così facciamo più pasti, capito? Allora li facciamo fatti bene, dato che si fa per la gente. Anche per noi sarebbe stato importante farlo fatto bene, ma... Tu sei più fine però, vedi che ne metti meno. Io invece ho messo... Tu allarghi molto. Conosco le cucine popolari, Michele Cogo, eccolo, mio amico di Bottega Finzioni, mi ha chiamato, insomma, mi ha invitato oggi. Altri anni non ero mai riuscita a venire per impegni, mi ha beccato l'unica settimana che sono a Bologna, quindi ho detto beh, vado, sono blindata. Magari, lei, mi hanno detto che è molto brava, sì, mi hanno detto che lei è appassionata dell'Italia, però i ravioli ancora non so. Le cucine popolari, cibo, vita e dignità.